Beh, il tema della solidarietà è insito un po' nell'impresa artigiana concettualmente, perché l'artigiano apre la sua azienda, normalmente ha un'idea imprenditoriale sua, personale, e poi ci connette la propria vita, la propria esistenza. Un artigiano che si integra col territorio non può fare a meno di pensare chi ha attorno, come favorire la propria attività e farla conoscere. La solidarietà perché è insita? Perché bene o male l'artigiano nasce come produzione di beni e servizi per le altre persone, per i consumatori di prossimità, non ha ancora la mentalità di mercati lontani, quindi deve guardare vicino il contesto. Poi c'è una reputazione, creare occupazione sul territorio, mantenere in piedi le imprese di prossimità, crea anche quell'idea che sembra antica ma invece è modernissima di un mercato sostenibile, un mercato di prossimità. La solidarietà è insita anche perché non puoi non pensare a un mondo che cambia, che è attorno a te e la tua reputazione è quanto del ridistribuisci della tua sapienza. Poi questa occasione è un'occasione solidale per stare assieme fra di loro e anche divertirsi. Essere nelle fiere, nei mercati permette di conoscere persone che non conoscono ancora il valore dell'artigianato. Quindi si dona, si dà del tempo, ci si fa conoscere, si sta insieme, si passano giornate anche per favorire la comunità capisce che l'artigianato è un bene fondamentale della solidarietà e della collettività e quindi alla fine si colgono insieme tutte le cose. Nelle interviste degli imprenditori avete visto che non è che si vantano di quello che stanno facendo, ma lo fanno spontaneamente, gli piace, non è solo un passatempo, ma è anche il completamento della loro professionalità. I numeri di quest'anno ci hanno veramente sorpreso, sia a livello di incasso totale e anche singolo delle varie iniziative, ma anche al numero di saloni e centri di estetica che hanno aderito all'iniziativa, così come di colleghi che hanno dato la loro disponibilità a collaborare all'iniziativa. Parliamo di un incasso di quasi 7.000 euro su quattro diverse iniziative, tutti completamente devoluti in favore delle associazioni che abbiamo scelto. Parliamo di 70 persone volontarie tra operatori e quindi parrucchieri, estetisti e colleghi. Parliamo di più o meno 400 servizi erogati nelle varie date. Angela Ricchi, è una bella esperienza questa di solidarietà, ma anche di unione un po' tra chi fa il vostro mestiere. Certo, è importantissimo fare queste cose perché le persone vedono come ci muoviamo con le mani, con la nostra personalità e quindi c'è un atteggiamento più vicino anche del negozio ancora. Domenico Iannibelli, Air Stylist Look. Timmy Annibelli, di via Poretano 89B, qui a Bologna. Allora, abbiamo capito che si può fare solidarietà anche divertendosi. Certo, è un divertimento. Io sono molto contento quando faccio queste cose qua, diciamo così, mi gratifica e mi fa star bene. Arte Immagine Uomo di Matteo Matera, via Dominzone 9B a Bologna. Ecco, il piacere di partecipare a questa iniziativa di solidarietà. È un bel piacere perché nel senso ci troviamo veramente bene, siamo tra colleghi, lavoriamo, ci divertiamo e soprattutto facciamo una cosa molto bella, ecco, che teniamo contenti la gente che ci viene a trovare. A Maritima Maria Francesca. Allora, è il primo anno di questa esperienza con solidarietà con CNA. Sì, per me sì, è il primo anno. Mi hanno chiesto di partecipare, mi ha chiesto una collega di partecipare, conosciuto il motivo, poi ho accettato perché è un ottimo motivo, valido, assolutamente sì. Com'è lavorare insieme ad altre persone proprio per la solidarietà? Una bella cosa, sì, ti fa sentire, cioè sono stata molto soddisfatta di questa cosa perché comunque aiutare altre persone è bello, sì. Mary Magliadi è il negozio di Albantacchi Maria, il cognome. Allora, quanto è importante fare questa iniziativa di solidarietà, ma anche un modo per stare insieme tra tanti colleghi? Beh, io dico che è molto bello dedicarsi un po' agli altri, che di solito siamo sempre presi dalla vita frenetica per noi, per insomma, per la famiglia, questo qui si dedica agli altri, è una bellissima cosa.